As a boy growing up on a ranch, he learned what hard work was about. Up at five every day, he'd feed the cattle and put up hay. That's how it was those days. That's how it was those days. His brother Bob is riding a trail, pushing cattle to the San Rafael. The pond is dry and the grass is scarce. Will the good Lord answer his prayer? That he prays today, that he prays today. Help us through the hard times. I'm a man of faith, you'll find. Food on the table and shoes on our feet is all that our family. As a man I've come to know the things he taught me they were. Ecco montato un lungo snake leader in nylon del 60, accoppiato a un nylon di fondo del 45. Come potete notare è molto lungo perché mi trovo a combattere con le carte nell'ultimo tratto in presenza di quelle piccole cozze che, nel caso si usino degli snag leader di grosso diametro, come questo 0,70 che ho usato io, è importante che la montatura sia perfettamente sicura per la carqua. Non c'è niente di meglio di una sorta di helicopter rig realizzato con la girella Big Fish e anellino, montato semifisso sul nostro cono, in modo da avere una buona capacità autoferrante, in quanto comunque il terminale incontra la resistenza del piombo, ma anche avendo la possibilità che il tutto si sfili in maniera tutto sommato molto semplice, nella malaugurata ipotesi di una rottura che capiterà quasi certamente a monte a causa purtroppo degli ostacoli ricoperti di cozze che vi sono in molti laghi naturali come questo. Per agevolare il recupero da lunga distanza ho utilizzato una versione del nostro piattello self-made, come potete notare, munita di girella. Basta pizzicare l'occhio della girella con la pinza all'interno del passante, in modo che questa soluzione fortemente autoferrante salga verso la superficie immediatamente nei recuperi da lunga distanza, e questo ci permetta di non incontrare gli ostacoli del fondale. Importante anche la presentazione delle grosse boilie con un amo di misura adatta, opportunamente innescate. Alimento naturale, alimento artificiale a confronto. Queste sono le piccole cozze, alimento abituale delle carpe, che tappezzano tutto il fondo del lago. È proprio per difenderci da queste lame affilate disposte sul fondale che diventa indispensabile utilizzare uno snag leader in mono, almeno dello 0,60-0,70. Io utilizzo uno spezzone da 8 metri di 0,70 e già ho cambiato due spezzoni in due notti di pesca perché risultavano leggermente abrasi negli ultimi 2 o 3 metri. È importante non sottovalutare questo tipo di ostacolo perché anche la parte finale del, diciamo, terminale deve essere di confermata efficacia. Ottimi trecciati da 30 libbre in su, che ci danno quel minimo di garanzia di resistenza anche a questo tipo di insidie. Quando si pesca calando ripetutamente, come io che sto pescando ormai da 3 notti consecutive, ne farò altre 3, con nylon di grossi diametri, si tende volenti o nolenti a accumulare, per quanto sia di qualità il nylon, un po' di memoria. Ecco che con un accessorio come questo, facendo un paio di lanci, si riesce a ridare al filo quell'allineamento che gli impedisce di fatto di arrotolarsi su se stesso.
Tipica cena austriaca. Questo è il letto dove dormo. Qui è piazzata la ormai valida centralina di Leon. Non mi sembra. Allora. Sai cosa facciamo? Facciamo una bella foto e poi cosa facciamo con questo pesce qua? Lo tagliamo e lo mangiamo. Assolutamente no. Perché lo lasciamo libero di tornare da dove viene. Lo rimettiamo nel laghetto. E il papà, per non ferirlo, guarda cosa fa. Si toglie anche l'orologio. Che così quando lo tengo in braccio, lui non si fa male neanche il mio orologio. Adesso bisogna che si calmi un po'. Un pochino nervoso. Perché sai, ai pesci non piace stare fuori dall'acqua. Loro sono come noi, però a noi non piace star dentro. Sono come noi, al contrario, i pesci. Io sto dentro però un pochino stai dentro. Non entra nell'acqua. No, Marco, non nell'acqua, dai. Dopo io uscio e non... Io entravo e stavo solo un pochino. Quella che è fatta così. Fagli una piccola carezzina, piccolina così. Così lei si calma e si tranquillizza un pochettino. Bisogna tenerla bagnata anche bene, però oggi possiamo stare tranquilli perché ci sono tante nuvole, piove, ma se ci fosse il sole bisognerebbe avere un secchiettino dell'acqua e bagnarla sempre, ok? Sei pronto? Facciamo le foto adesso? Bene, facciamo le foto allora adesso. Ecco qua la nostra, ricordo che prende un macino qua. Marco, le bollicine di aria che gli escono dalle branchie, perché lei ha respirato un po' di aria, noi adesso gliele facciamo uscire così pian pianino, le massaggiamo un po' la pancina. Ma io non la sto massaggiando. Guarda, adesso vedi che lei non sa, non sa ancora cosa fare, è libera ma non si è ancora accorta. Io non la vedo. Nascondi matricamente. Sei contento che l'abbiamo lasciato andare? Come no? Perché no? Io la volevo mangiare. Ah, sei un cannibale, sei.